Radio Radicale, siamo con Gero Grassi, vicepresidente dei deputati del Partito Democratico e membro della commissione Moro, per parlare del lavoro della commissione bicamerale d'inchiesta su Moro proprio nell'anniversario del suo rapimento in via Fani. Tra l'altro questa sera ci sarà una bella trasmissione di ricordo di Alto Moro su Sky per ricordare la figura di questo grande statista. Tuttavia, noi che seguiamo i lavori della commissione d'inchiesta dobbiamo rilevare che prosegue il lavoro della commissione. Tra l'altro il 23 febbraio scorso c'è stata un'importante audizione del colonnello Ripani dei RIS, in cui avete fatto un po' il punto su quello che è accaduto, o presumibilmente è accaduto, il 9 maggio del 1978, il giorno in cui venne assassinato Aldo Moro. Ci spiega che tipo di ricostruzione avete fatto? Ho notato qua e là su qualche quotidiano che c'è stata qualche critica anche al vostro lavoro. Sì, soprattutto da parte di chi non vuole la verità, perché c'è qualche giornale, Famiglia Cristiana per fare nome e cognome, che ha detto che non è importanza la posizione in cui l'hanno sparato. Certo, sarebbe stato preferibile che non l'avessero sparato, ma capire la posizione nella quale stava quando l'hanno sparato ci serve capire se chi si è autoaccusato dell'omicidio, e cioè i brigatisti Maccari, Gallinari e Moretti, dicano o meno la verità. Perché se uno non si ricorda nemmeno dove ha sparato una persona, evidentemente dice bugie. Qual è la novità dei RIS? Che Moro non era sdraiato nel cofano della Renault quando è stato sparato. Questo si evince dal dito della mano sinistra, che era posizionato sotto il corpo all'altezza del bacino, e nel bacino non ci sono colpi né in entrata né in uscita, quindi il dito non poteva essere stato colpito di trapasso. Nello stesso tempo i RIS, con le attuali tecniche, hanno individuato la zona nella quale ci sono stati i fumi derivanti dagli spari, che corrisponde al petto di Moro, quindi la zona circostante il cuore, e nello stesso tempo tutto questo ci dice che Moro non era sdraiato, perché i colpi non vanno dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto, quindi possiamo dedurre che lui fosse appoggiato al cofano aperto della Renault e stava di faccia ai rapitori, e che ha tentato con la mano sinistra istintivamente di proteggersi quando ha visto l'arma. E quindi tutto questo, insieme all'ora del decesso, al numero dei colpi, alle traiettorie dei colpi, dimostra che i tre brigatisti raccontano una verità che non è la loro. Ecco, io ho visto le fotografie del cadavere di Aldo Moro, quelle che furono pubblicate sull'Europeo nel marzo del 79, mi corregga se dico bene. Ho visto che, oltre ai numerosi colpi intorno al cuore, i colpi hanno trapassato il corpo anche di Aldo Moro. Ora, ho anche visto un servizio dove lei, tra l'altro, è andato in quella caserma della polizia, dove quell'autorimessa della polizia dove c'è la Renault 4. Volevo sapere se sulla Renault 4 ci sono segni di colpi che hanno trapassato Moro, che se si trovava davanti alla macchina è impensabile che un colpo non abbia preso anche in qualche modo la Renault 4, l'autovettura, tra l'altro rischiando anche di prendere il serbatoio della benzina. Ora, sì, le foto della Renault e del corpo di Moro le si possono vedere sempre anche sul mio sito, che è www.gerograssi.it. Ci potrebbe essere sul cofano della Renault un proiettile che ha trapassato Moro, ma attenzione, i RIS ci dicono che i blocchi dei proiettili che hanno sparato sono in due fasi, prima 9 e poi 3. Prima 9 fuori e i 3 dentro. I RIS ci dicono che Moro non è morto sul colpo, come dicono i brigatisti, ma c'è un rigurgito salivare deglutito sul bavero sinistro della giacca 40 minuti dopo la sparatoria da Moro vivo, il che significa
che loro lo hanno sparato, lo hanno gettato nel cofano, non era morto, e poi in un secondo momento gli hanno sparato i 3 colpi. Allora i colpi intorno al cuore glieli devono aver sparati dopo? Prima. Prima ed è rimasto ed era ancora vivo dopo i colpi sparati intorno. Attenzione, i colpi non toccano il cuore, circumnavigano il cuore. C'è un versamento di liquido ematico di 900 centilitri, Moro non è morto sul colpo e per finirlo hanno sparato questi altri 3 colpi. Uno di questi, perché ce ne sono alcuni che sono usciti dalla spalla, ha fatto un bozzolo al pianale del cofano. Ecco, volevo sapere se voi avete fatto anche un sopralluogo nel garage di via Montalcini per vedere se ci sono tracce di colpi che hanno colpito in qualche modo, ed è possibile che colpi di quel genere in un garage, quindi una zona di quel genere, non abbiano potuto provocare comunque l'attenzione dei condomini, che a quell'ora c'è il silenzio assoluto, si presume la mattina presto? Lei fa un'osservazione pertinente e giusta. La commissione sta organizzando con i RIS il sopralluogo nel garage di via Montalcini, perché se tu spari 9 colpi alle 6:30, come dicono i brigatisti, in un garage dove rimbomba tutto, il condominio si sveglia e sentono tutti. Questo ci induce a dire che nemmeno il luogo indicato dai brigatisti è quello di via Montalcini dove hanno sparato. Ecco, la pista di Palo Laziale e del ghetto ebraico è stata tralasciata del tutto dalla commissione? No, noi siamo alla fase destruence, cioè noi stiamo alla verifica della verità brigatista, che non combacia. Una volta acclarato che nel cofano non è stato sparato, è stato sparato fuori. Una volta acclarato che in via Montalcini non ci sono i presupposti perché quella sia la verità, passeremo alla fase construence, cioè a vedere dove tutto questo è avvenuto. Ultima domanda, in morte di un presidente mi sembra che si ipotizza l'uccisione di Moro nel sedile posteriore dell'autovettura. È credibile questa tesi? La tesi della quale lei parla è una flebile tesi, che i RIS non escludono del tutto, ma ritengono molto residuale. In ogni caso, anche questa tesi non corrisponde alla versione brigatista. Bene, io la ringrazio molto, ringrazio Gero Grassi, col quale abbiamo voluto doverosamente parlare dei lavori della Commissione Moro, anche per ricordare in qualche modo, attraverso il lavoro delle istituzioni, quello che si sta facendo per trovare la strada della verità su Aldo Moro. Grazie. Sì, ringrazio io sempre Radio Radicale per la grande attenzione che ha nel seguire il caso Moro. Ricordo che anche grazie a Radio Radicale oggi in molte scuole d'Italia alle 9:02 è suonata una campanella, un minuto di silenzio, e poi i professori e i presidi hanno spiegato chi era Aldo Moro e cosa successe quel 16 marzo 78. Grazie.